Ogni tanto capita che soprattutto i più giovani mi chiedano: Sebastiano, ma cosa sarebbe un film slasher? Thanksgiving è un film slasher! Salve a tutti carissimi horror maniaci, io sono Sebastiano, questo è Horror Box e nelle sale è appena uscito Thanksgiving, il nuovo film del regista Eli Roth. Molti potrebbero pensare che Thanksgiving sia qualcosa di nuovo, ma non è proprio così. Infatti nel 2007 Roth realizzò un fake trailer dall'omonimo titolo per il progetto Grindhouse, cioè i due film diretti da Tarantino e Rodriguez che omaggiavano il cinema trash e low budget degli anni 70. Insieme a Thanksgiving non posso non citare il meraviglioso The Werewolf Women of the SS, diretto da Rob Zombie. Per chi è interessato metterò il link ai fake trailer in descrizione. C'è da dire che sin dal 2007 aspettavo di vedere un film slasher di questo tipo ambientato durante il giorno del ringraziamento e finalmente, dopo 16 anni, è stato fatto. Anche se non è il primo film a tema giorno del ringraziamento. Porca miseria, devo cacà. Infatti nel 2007 uscì la commedia slasher Thanksgiving di Jordan Downey e nel 1981 avevamo già Home Sweet Home. Eli Roth non è mai stato tra i miei registi preferiti, per il semplice fatto che non ritenevo interessanti le storie narrate nei suoi film. Si concentrava molto sulla violenza, ma nulla di più. Come abbiamo visto in Hostel e Hostel 2. Ci sono anche dei film che io ho interpretato come sue versioni di cose già esistenti, come per esempio Cabin Fever, che rifà il verso alla casa, o The Green Inferno, che rivisita Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato. Nel 2018 uscì il documentario History of Horror, realizzato con l'aiuto di altri registi del settore. Speravo in qualcosa di interessante, un documentario fatto da professionisti che andasse ad analizzare il passato, il presente e il futuro del genere che tanto amo. Che invece si è rivelato un bieco polpettone condito dalla più ridicola retorica che si potesse mai immaginare. E ciò gettò ulteriore benzina sul fuoco su quello che pensavo di questo regista. Ma devo ammettere che con il suo Thanksgiving si è fatto perdonare. Per i tempi che corrono e per quanto mi riguarda posso dire che il 2023 a livello di horror l'ho ritenuto abbastanza soddisfacente. Si potrebbe fare di più, è chiaro, ma nel complesso troppo è andata bene. Infatti molto probabilmente a fine anno porterò una classifica su quelli che ritengo essere i migliori film horror del 2023. In questo modo posso trattare film che mi avete chiesto ma che non ho avuto modo di recensire. E le sorprese non finiscono qui. E quindi come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. Chiunque voglia sostenere il mio lavoro qui su YouTube può farlo tramite i super grazie in basso a destra. Mando un saluto a Marco e Edoardo e detto questo, iniziamo. La nostra storia inizia nella cittadina di Plymouth, nel Massachusetts. È il giorno del ringraziamento del 2022, che ogni anno si celebra l'ultimo giovedì di novembre. In concomitanza con tale festa, partono gli sconti del Black Friday e ci viene mostrato subito quanto in basso possa cadere la razza umana per accaparrarsi una friggitrice in offerta. Un gruppo di clienti assetati di sconti si precipita nel negozio Right Mart e tra il marasma rimangono uccise alcune persone, mentre i nostri protagonisti Jessica, Evan, Scuba, Gabby, Yuri e Bobby assistono alla scena riprendendo tutto. L'anno seguente un serial killer mascherato dal pellegrino John Carver inizierà la sua vendetta uccidendo determinati bersagli, probabilmente coinvolti nella morte di una delle vittime del Right Mart. Jessica e i suoi amici cercheranno di scoprire la sua identità prima che sia troppo tardi. Come vedete è una trama semplice, quella che ci dovrebbe essere in ogni film slasher. Ma al suo interno riesce anche a punzecchiare la società americana e non solo, che come un'orda di zombie affamati si reca nei negozi in cerca di sconti, disposti anche a farsi del male a vicenda. La scena del film è portata agli estremi, è esasperata,
Ma non vi crediate che nella realtà sia tanto diverso? Basta cercare alcuni articoli online che riportano di morti avvenute durante il fantomatico Festival degli Sconti di fine novembre. E dato che siamo così bravi a prendere sempre il peggio dagli americani, mi auguro che queste cose non avvengano costantemente anche da noi. Come ho detto, è un film slasher, ma è un film slasher che segue la struttura e le tempistiche degli slasher di serie B anni 80. Il ritmo è esattamente quello. Presentazione del gruppo di amici, causa scatenante, salto temporale di un anno, omicidi e sviluppo. Per farvi capire meglio mi riferisco a film come Terror Train, Non entrate in quella casa, Sorority Row e Jolly Killer. Tutti film a tema vendetta con un killer misterioso che dopo un torto subito torna in cerca di riscatto. Infatti, a differenza degli slasher principali, l'identità dell'assassino è sconosciuta. Non ci troviamo di fronte ad un Jason o Michael, anche per quanto riguarda la resistenza fisica. È solo un essere umano. Elemento fondamentale che non vedevo da non so quanto tempo, i personaggi. La fottuta caratterizzazione dei personaggi. Qui finalmente torniamo ad avere un gruppo di amici con un minimo di personalità, perché la caratterizzazione serve a questo. Io do determinate caratteristiche a dei personaggi in modo che lo spettatore sceglie quello in cui ci si rivede di più. Invece in media nei film di oggi i personaggi sono piatti perché la gente deve rivedersi in tutti quanti. Sto cazzo, troppo facile, cara la mia Hollywood! Ci sono personaggi che si apprezzano e altri che non si apprezzano, ma nello stesso tempo non possiamo affezionarci troppo poiché nello slasher sono destinati tutti al massacro e il personaggio principale è il killer. Qui il nostro John Carver assassino rimane un antagonista, non è il fulcro della storia, si punta di più sul rapporto tra i vari personaggi e come le cose siano cambiate nel giro di un anno, dopo i tragici eventi del Reitmart. Uno slasher moderno può permettersi anche di omaggiare film del passato appartenenti allo stesso filone. Infatti nella primissima inquadratura abbiamo un piano sequenza che richiama molto quello di Halloween. E la scena della parata con le persone vestite allo stesso modo in cui è impossibile individuare il killer è una subdola citazione alla scena di So cosa hai fatto, durante la sfilata della reginetta. Uno slasher fatto bene punta alla spettacolarità delle morti e qui Eli Roth ha fatto il jackpot. Sin dall'inizio del film ci fa capire che la sua passione per le scene violente non è svanita. Ogni morte è diversa, originale e incredibilmente gore. Un tipo di violenza che si vede sempre meno nei film di oggi. È necessaria? In questo caso sì, perché in uno slasher moderno, se non ci fosse la violenza, ci si annoierebbe subito. E in questo sottogenere, ora, è questo l'elemento che deve disturbare. Poi già mi immagino che si cominceranno a fare dei paragoni, ma è violento quanto Terrifier? Ma se non è violento quanto Terrifier, non è bello allora! E guardatevi sti film senza fare paragoni, buon cielo! Altra particolarità è che il killer non punta ad una strage, ma a degli obiettivi ben chiari. Infatti coloro che sono di impiccio non vengono uccisi, bensì sedati. La scena finale con la tavola imbandita e la donna cotta come un tacchino è incredibilmente macabra e anche i pochi jumpscare presenti funzionano. Ne sono pochi, ma realizzati davvero bene, che riescono nel loro intento. Per di più c'è un'inquadratura che penso Roth abbia inserito solo per fare felice il suo amico Quentin. Sì, avete capito di cosa sto parlando. Degna di nota è sicuramente l'ambientazione. La cittadina americana vittima di una tragedia funziona sempre e l'atmosfera da giorno del ringraziamento si fa parecchio sentire. Percepisco proprio l'autunno inoltrato di fine novembre e non è una cosa scontata. Quando uno slasher ha come tema una festività, quella festività deve essere presente. Forse qualcuno non avrà compreso appieno il finale, ma non è che ci sia tanto da capire. È il classico finale aperto che si può interpretare in due modi. Nel caso ci sia un riscontro positivo e che si pensi ad un sequel, quel finale lo avrebbe anticipato. Allo stesso modo si potrebbe chiudere tutto facendolo passare per un incubo scatenato dal trauma appena subito. In questo caso il far sopravvivere molti personaggi è funzionale ad un seguito, perché è lì che la strage aumenta. Il killer di cui non hanno trovato il corpo che torna per terminare ciò che ha iniziato.
Se Roth si decidesse a fare un seguito, lo vedrei molto volentieri. Alla fine del film, per quelli che speravano in una scena nascosta dopo i titoli di coda, c'è anche un attore che ci alza il medio. Che volete di più? Se dovessi dargli un voto, questo film si becca tranquillamente un 7 o un 7,5, perché non ci sono particolari difetti. Buona regia, storia semplice che torna allo slasher anni 80, ottima caratterizzazione dei personaggi, ambientazioni e atmosfere degne di nota e alta dose di violenza. Posso ritenermi soddisfatto. L'unica pecca, ma se proprio si vuole essere pignoli, è la protagonista. Lei è il personaggio più anonimo e privo di carisma, che probabilmente ha ricevuto lezioni di personalità da Samantha Carpenter di Scream. E quindi questa era la recensione di Thanksgiving. Un film che deve far capire che lo slasher può ancora funzionare e che non è qualcosa di invecchiato. Mettendo la giusta dose di ingredienti può uscire un prodotto simpatico che punta ad intrattenere. Certo, sono sempre del parere che Eli Roth, se non fosse stato per Quentin Tarantino e per Robert Rodriguez, a quest'ora starebbe lavando i vetri ai semafori di Hollywood Boulevard. È stato fortunato sotto alcuni aspetti, ma senza dubbio con Thanksgiving ha preso la strada giusta. E speriamo che continui su questo percorso, perché lo ritengo quello adatto a lui. Detto questo, vi saluto e ci diamo appuntamento ad un prossimo video.